Buonasera amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con un riflettore sulla sanità regionale. Cominciamo dalla cattolica perché si è concluso con un nulla di fatto il vertice con la regione Molise, l'istituto privato rappresentato ai massimi livelli dai vertici della fondazione dell'università. Del Sacro Cuore ha puntato i piedi sul ritiro del decreto frattura, con il quale il presidente e commissario ad acta ha tagliato retroattivamente il budget di 2 milioni e 600 mila euro. Dopo quella di Campobasso c'è stata una riunione di emergenza a Roma al Ministero della Salute a rischio la firma del protocollo d'intesa per l'integrazione. Sentiamo in apertura Pasquale Di Bello. È finita con una fumata nera, anzi nerissima, il vertice programmato da tempo tra il presidente della Regione Molise e commissario ad acta per la sanità Paolo Di Laura Frattura e tutto lo Stato Maggiore di Cattolica e Fondazione Giovanni Paolo II messo insieme. L'istituto privato, come prevedibile, ha puntato i piedi sul taglio di budget operato da Frattura in maniera retroattiva. 2 milioni e 600 mila euro per il 2016, che vanno ad aggiungersi agli altri 3 milioni tagliati nel 2015. Anche in questo caso in maniera retrattiva. Un giochetto, quello di frattura, che alla Cattolica non va più bene. Abbiamo sbagliato a fidarci, hanno scritto gli operatori della struttura privata raccolti in comitato. Lui, frattura, pensando di mostrare i muscoli, si è presentato all'assemblea indetta dalla Cattolica Siamo lo scorso 15 di dicembre ricevendone in cambio una dose doppia e massiccia di fulmini. Il non fidiamoci sembra essere la linea di condotta della cattolica, anche in considerazione delle rassicurazioni che Frattura va distribuendo a destra e a manca sul mantenimento dei posti di lavoro della struttura. Qualcosa evidentemente non funziona. I tagli, dicono i discendenti di padre Gemelli, ci porteranno direttamente al Camposanto. Lui frattura, ostenta sicurezza dicendo che nessun dipendente verrà toccato, tutti resteranno alla cattolica. Uno strano modo di ragionare, è come se tolta tutta l'acqua dall'acquario si volesse sostenere l'idea che tutti i pesci vi resteranno dentro. Vero, verissimo, peccato però che i pesci in fondo all'acquario ci resteranno ma morti. Dopo il primo round a Campobasso, la comitiva si è trasferita con garze, cerotti e guantoni a Roma, presso il Ministero della Salute, dove il plotone locale, accompagnato dai tecnici nazionali, si è immerso nella composizione del protocollo d'intesa per l'integrazione pubblico-privato, ovvero Cardarelli Cattolica, atto che va sottoscritto entro il 31 dicembre di quest'anno. È chiaro che anche in questo caso le acque non solo sono quelle del mare alto, ma sono agitatissime. Il tema centrale resta quello della governance della struttura che frattura vorrebbe in mano pubblica, idea surreale alla quale la cattolica da mesi sta rispondendo con un suono fragoroso emesso da due labbra serrate. Insomma, quello che doveva essere il giorno del giudizio si è trasformato nell'ennesimo giorno del supplizio per la sanità privata e, di rimando, per quella pubblica che non sa ancora di che morte dovrà morire. Probabilmente di crepacuore o, in alternativa, di crepapelle. Davanti ai colpi di scena che si susseguono, non è infatti ancora chiaro se i molisani debbano mettersi a ridere oppure a piangere. E le riconversioni degli ospedali di Larino e Venafro rischiano solo di creare confusione tra medici e infermieri mentre il taglio delle unità operative complesse a Isernia e Termoli non comporterà alcun risparmio visto che nel frattempo sono state create nuove strutture burocratiche. Queste in sintesi le perplessità espresse dal sindacato degli anestesisti e rianimatori alla luce delle ultime novità previste dal piano operativo sanitario ce ne parla Sergio Di Vincenzo. All'Arino e Venafro le cosiddette unità di degenza infermieristica sono diventate realtà, ma ad oggi non si sa quali servizi saranno effettivamente in grado di garantire le due strutture, né sono chiare le competenze. Per ora l'unica certezza è che il Vietri e il Santissimo Rosario non sono più degli ospedali, mentre è forte il timore che possa crearsi una confusione di ruoli tra personale medico e infermieristico, e il parere di David Di Lello, responsabile della AROI EMAC, il sindacato degli anestesisti. E rianimatori. Non mi risultano sono stati adottati quei necessari provvedimenti eh, attuativi e organizzativi relativamente all'organizzazione delle eh, cure mediche. Perché nel eh, decreto del Commissario Adatta che istituiva eh, queste unità quando sono stati riconvertiti i due. Eh, presidi di Larino e Venafro, questa questione è stata diciamo, liquidata in due righe e invece vanno specificati a mio avviso, eh, eh, a fine appunto, di evitare conseguenze eh, eh, di eh, confusione di ruolo e di responsabilità, vanno specificate appunto nei fatti come si andrà a prestare la cura Medica. Neanche a Termoli e Sernia le cose vanno meglio. Il depotenziamento delle due strutture è ormai sotto gli occhi di tutti, mentre l'idea di sopprimere alcune unità operative complesse potrebbe non produrre il risparmio sperato, visto che parallelamente si creano strutture che poco hanno a che vedere con la cura dei pazienti. Vengono istituite delle strutture. Uh, come uh, la struttura delle direzioni delle professioni sanitarie che afferisce poi a un uh, dipartimento di staff che hanno il sapore di strutture che sono meramente diciamo, burocratiche. E quindi, questo spostamento di risorse che non appare poi un vero e proprio taglio, perché da un lato è un taglio e dall'altro è invece un investimento in strutture che hanno queste funzioni e questo diventa difficilmente diciamo, accettabile dalla parte, ripeto, di chi sta in trincea, come chi opera quotidianamente a risolvere i problemi dell'urgenza emergenza. E intanto sul programma operativo straordinario per il rientro dal disavanzo sanitario. È intervenuto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Francesco Totaro che contesta la riorganizzazione decisa dal commissario Frattura riferendosi in particolare anche lui alla riconversione del Vietri di Larino, del Santissimo Rosario di Venafro sì, e ovvio, al dimensionamento ovvio, del Santimoteo ovvio, di Termoli. Un'ulteriore mannaia sull'economia della regione, ha detto Totaro. Sento il dovere di oppormi alla riconversione delle strutture sanitarie ha detto ancora e lo farò nelle sedi opportune come la quarta commissione in consiglio regionale e allora torniamo ora a parlare di nuovo di sicurezza nelle scuole perché i bambini della Don Milani di Campobasso hanno organizzato una fiaccolata per richiamare l'attenzione sulla situazione in generale intanto sulla vicenda è intervenuta la CGL che ha accusato l'amministrazione comunale di non essere stata in grado di gestire l'emergenza. Scuole, ce ne parla Anna Maria di Matteo. Una fiaccolata per illuminare la fredda sera di Campobasso e per richiamare l'attenzione della gente distratta dal clima natalizio, dalla frenesia dello shopping, su un problema che riguarda centinaia di bambini e le loro famiglie: quello della sicurezza degli edifici scolastici. I bambini della Don Milani, insieme ai genitori, si sono ritrovati davanti alla petrone dove frequentano i doppi turni, ognuno con una fiaccola accesa tra le mani affinché non si spenga la fiammella, seppure flebile, della speranza per gli alunni di una scuola ormai chiusa. Da Qualche mese e che non sanno ancora quale sarà il loro futuro scolastico, si intende. Un momento per ritrovarsi e per intonare anche qualche canto di Natale perché comunque la triste vicenda che li ha coinvolti non intacchi la gioia per una festa tanto amata, soprattutto dai bambini. Intanto la mobilitazione dei genitori non si ferma: continuano a dire no all'annunciato trasferimento, seppure in tempi non strettissimi, alla Francesco Dovidio, ma continuano anche a sollecitare l'amministrazione comunale a trovare una soluzione doppi turni che stanno creando disagi e difficoltà a bambini e famiglie. Nelle prossime ore i genitori saranno ricevuti dal Prefetto, ma nel frattempo sulla vicenda è intervenuta anche la CGL che, prendendo spunto dal caso Don Milani, ha denunciato la situazione di vera emergenza che investe l'edilizia scolastica di tutta la regione. Per la vicenda di Campobasso in particolare, il sindacato ha puntato l'indice contro la giunta comunale che ha denunciato fino ad ora non ha trovato adeguate soluzioni al problema figurando spostamenti a catena da un edificio all'altro o annunciando l'utilizzo di stabili dismessi da riattare senza certezza sui tempi e con il rischio di alimentare una lotta tra poveri, tra studenti e famiglie dei diversi istituti. Ha concluso la CGL che oltre a contestare la decisione del Comune di trasferire gli alunni della Don Milani alla Dovidio, ha chiesto l'intervento urgente del prefetto, sollecitando l'apertura di un tavolo di confronto tra le istituzioni interessate per trovare una soluzione adeguata e soprattutto definitiva. Il tema delle scuole sicure è di stretta attualità anche a Isernia e si intreccia con quello del dimensionamento scolastico passato ieri sera alla provincia. Intanto la riapertura del Fascitelli subisce un altro rinvio. Sentiamo Enzo di Gaetano. Il Fascitelli non riaprirà il 9 gennaio ma solo nel mese di marzo 2017 ancora una promessa mancata, ancora un rinvio che pregiudica tutta la catena degli spostamenti in nome della sicurezza scolastica. Infatti al Fascitelli sarebbero dovuti andare i ragazzi ospitati all'ITIS Mattei che a loro volta avrebbero fatto spazio agli studenti del terzo piano del Fermi, quello giudicato più a rischio. La notizia la dà il Comitato Scuole Sicure che ringrazia il prefetto per quanto sta facendo in difesa della sicurezza scolastica e chiede un nuovo incontro con Lorenzo Coia per discutere della situazione del Fermi. Insomma il fronte resta caldo, anzi caldissimo, e a quello della sicurezza si intreccia il tema del ridimensionamento scolastico, che vede la soppressione della direzione didattica di Montaquila, divisa tra Colia Volturno e Isernia. Altra novità, l'accorpamento di Santa Capito e Longano con la San Giovanni Bosco e l'adesione del comune di Sernia al polo scolastico di Pietra Donata. Per quanto riguarda il presso scolastico, il polo veramente scolastico intercomunale di Santa Capito, il Sindaco di Sernia ha preannunciato una delibera del Consiglio Comunale di adesione a questo polo scolastico intercomunale. Per cui sia Longano e sia Santa Capito a questo punto non vanno più su Colli ma vengono accorpati ad Isernia. In più abbiamo discusso anche dell'istituzione di un liceo musicale, ci sono pervenute due richieste dagli istituti superiori di Isernia. Per la verità è emerso anche un'altra richiesta che è pervenuta da Frosolone e una precedente richiesta anche di, Agnone, una, una, di Venafro, scusate, una maggiore ehm, offerta formativa per cercare di aumentare la popolazione scolastica e distribuire sul territorio le autonomie. Diciamo che eh, la parola d'ordine è un dimensionamento sostenibile, cerchiamo di non andare ogni anno a... Eh, ridurre autonomie perché non hanno i 600 alunni previsti nelle zone urbane, nelle zone di pianura e i 400 alunni nelle zone montane, ma un'autonomia scolastica che duri nel tempo e che abbia i numeri per poter resistere anche a eventuali modifiche dei parametri decisi dalla Regione oppure dall'Ufficio Scolastico Regionale. I consiglieri regionali di centrodestra, Michele Iorio, Angela Fusco Perrella, Nicola Cavaliere e Sabusco, sono intervenuti con una nota evidenziando che i molisani a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo gli ultimi dati ISTAT, sono al 31,7%, con un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente. Le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà hanno proseguito, sono oltre il 21%, con i soggetti a rischio di grave deprivazione al 9,9% e i soggetti a bassa intensità lavorativa che superano l'11%, con il tasso di disoccupazione ancora elevatissimo, quasi al 13%. Numeri che delineano una vera e propria emergenza, secondo i consiglieri di centrodestra. Le misure da mettere in campo per contrastare questa povertà dilagante a che punto sono? Si chiedono Iorio, Fusco Perrella, Cavaliere e Sabusco quando verranno pubblicati i bandi per 12 milioni di euro destinati all'inclusione sociale? Quando verranno sbloccati i 48 milioni del fondo sociale assegnati al Molise? E cosa dire del patto per il Molise? Il governo regionale non ha previsto nessuno stanziamento di fondi da destinare al welfare molisano. Per il centrodestra è assente una qualsiasi anche minima programmazione. Intanto per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga è stato approvato l'accordo quadro territoriale che prevede misure di accompagnamento straordinario per i lavoratori molisani. Lo comunicano il Presidente della Regione Frattura e l'Assessore allo sviluppo economico veneziale. La concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga sarà accordata per un ulteriore periodo di tre mesi nel caso i destinatari abbiano già beneficiato dell'integrazione prevista dalla Cassa Integrazione nel corso del 2016 e per un periodo di sei mesi nel caso di richiesta di prima. Concessione del trattamento. La mobilità in deroga sarà poi concessa per un ulteriore periodo di cinque mesi a coloro ai quali è scaduta o è in scadenza tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Sarà di sette mesi se l'azienda è ricadente nel territorio di uno dei comuni ricompresi nell'area di crisi complessa. Voltiamo pagina, i piaceri del cuore, questo è il tema di un convegno sulla corretta alimentazione per mantenere in buone condizioni l'apparato cardiocircolatorio. È stato organizzato dal Rotary Club di Isernia in collaborazione con la ASREM e c'era per noi Enzo Di Gaetano. I piaceri del cuore, questo è il tema del convegno organizzato dall'Inner Wheel di Isernia con la partecipazione dell'azienda sanitaria del Molise si è parlato di corretta alimentazione, ma soprattutto ci si è preoccupati di far capire che un corretto stile di vita è fondamentale per tutelare la salute del proprio cuore. Come conferma Carlo Olivieri, primario del reparto di cardiologia del Veneziale che di recente ha visto con soddisfazione salvare la vita di un ragazzo di 15 anni seguito da cardiologi Isernini grazie al trapianto di cuore presso il Niguarda di Milano. Un bel regalo per il ragazzo, un ragazzo di 15 anni che aveva una patologia molto grave, è stato fortunato in quanto ha ricevuto un cuore in poco tempo, era proprio in fin di vita, quindi... È un grosso risultato anche per la cardiologia di Sernia che lo ha portato al trapianto in uno dei centri più importanti d'Italia di, di, il riguarda di Milano. L'alimentazione è importante per quello che la salute del cuore. Qui si parla di cioccolato, vino, sembrano alimenti che potrebbero fare male, invece no. Piccole dosi di vino determinano eh, una riduzione del colesterolo, una riduzione delle malattie cardiovascolari perché contiene una sostanza che è antiossidante e agisce su una parte del vaso detta endotelio nel prevenire le malattie cardiovascolari. Cioccolato. Il cioccolato anche si è dimostrato e questo è uno degli studi più importanti a livello internazionale è stato effettuato sempre dal professor Di Gaetano che ha dimostrato che contiene delle sostanze anch'esse eh, antiossidanti che bloccano l'effetto nocivo dei radicali liberi. Una bella iniziativa quella dell'Inner Will Isernino che conferma la propria azione societaria di vicinanza con il territorio e con le sue esigenze, come conferma la Presidente. Angelina Scacciavillani, Presidente di turno dell'Inner Will. Allora, perché questa iniziativa? Questa iniziativa perché l'Inner Will vuole essere vicina al territorio in uh, tutte le sue mh, sfaccettature, quindi in questa serata siamo qui a uh, mh, patrocinare il convegno uh, presieduto da illustri relatori. Proprio perché eh, loro esprimono la mulisanità in una maniera diversa, promuovono il territorio con la dieta mediterranea, della quale noi siamo esponenti di, di tutto rispetto e quindi promuovono la prevenzione con eh, la cultura del territorio, quindi dieta mediterranea, vino sì, cioccolato sì. O, comunque, tutto ciò che eh, può eh, far parlare di prevenzione in una maniera insolita. C'è stata una singolare protesta nel centro storico di Isernia di Peppino. Viscovo, un noto commerciante che cerca di mantenere viva la parte più antica della città grazie anche alle sue iniziative. In mattinata infatti i vigili urbani gli hanno intimato la rimozione di un'insegna con cui lo stesso Viscovo aveva ricoperto una vetrina rotta per tentare di nascondere in qualche modo il degrado del centro storico. Il Molise non esiste, è il titolo del libro di Enzo Luongo, una raccolta di pensieri sparsi tra citazioni, satira social, politica, una raccolta di articoli e frasi di giornali e tv sull'ultima nata tra le regioni italiane, e cioè il Molise. La presentazione del volume è avvenuta alla ex Gilla Campobasso e c'era per noi Tonino Danese. A molti è capitato di imbattersi in persone che non conoscevano l'ubicazione di Campobasso e Isernio, addirittura dell'intero Molise, piccola la ventesima regione italiana, è oggetto di battute sulla sua esistenza soprattutto sul web, da personalità dello spettacolo a quelle della politica non senza polemiche. Anche il giornalista Enzo Luongo, tra i più apprezzati cronisti molisani, con l'acume, che lo contraddistingue, ha realizzato un libro in cui ironia e riflessione sono perfettamente dosate. Il titolo Il Molise non esiste, Nathan Edizioni ha messo insieme pensieri sparsi, citazioni satira sui social, politica, giornali, tv, una raccolta di quanto detto sul Molise, anche silarante, suddivisa in capitoli e argomenti, come ha spiegato durante la presentazione del volume alla Ex Gil in una sala piena. Tutto parte dal presupposto che molti vedono in Molise una cosa negativa nel, 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 nel tormentone in Molise non esiste in realtà si sta trasformando, si è trasformato in una cosa positiva perché se ne parla fa simpatia, molti si incuriosiscono i giornali parlano della regione che non esiste propongono itinerari, quindi l'idea era di raccogliere tutte le battute, le più belle che ci sono sul tormentone in Molise non esiste e metterle tutte insieme quindi in realtà io ho solo fatto questo lavoro di collage poi al libro hanno contribuito tutti da strani utenti sconosciuti dei, dei social e fino al Presidente del Consiglio, oppure personaggi dello spettacolo, i giornalisti comici c'è tutto e ci sono anche i titoli dei giornali veri su fatti successi eh, davvero, fatti curiosi che riguardano la regione che non esiste. Alla presentazione del libro il giornalista Domenico Iannacone, Pippo Venditti che ne ha letto Stralci, lo scrittore intellettuale Adelchi Battista che ne ha curato la prefazione a moderare, Federico Pommier Vincelli, direttore della Rassegna Molise Cinema. C'è tutto quel filone su Renzi. Poi, le parti divertenti sono le reazioni dei telespettatori quando c'è qualcosa del Molise in televisione. E quindi eh, parlano di fantascienza quando vedono un Molisano in televisione. E ancora poi c'è il filone legato alla visita di Papa Francesco, c'è stata molta ironia anche su quello. Ci sono tante battute. Il libro è diviso in, in capitoletti. Insomma, poi leggendolo si scopre che eh, ci sono cose molto divertenti. E la cosa ancora che mi ha incuriosito di più è, scop è stato scoprire che. In realtà molta di questa ironia sul Molise che non esiste non è fatta da persone che detestano il Molise, ma è fatta da molti Molisani che sono autoironici e quindi scherzano, si divertono a cavalcare questo tormentone. Cosa potrebbe diventare questo libro? C'è un'idea? Ah, ci sono tante idee perché questo si pre è, un, è un libro che si presta a tante cose. Adesso vedremo tutta Italia, ci sono, ho saputo che ci sono tante iniziative anche in Molise legate a questo, a questo slogan, a questo tormentone, quindi l'importante è che si utilizzi perché sicuramente è un brand che può funzionare, può fare una bella pubblicità al Molise. Certe volte non esistere è bellissimo, come ha detto Del Chi Battista. Parliamo ora della prova del cuoco, la trasmissione della Rai condotta da Antonella Clerici perché sta riscuotendo ampi consensi Stefano. Rufo, giovane e promettente chef di Castelnuovo, frazione di Rocchetta-Volturno. Dopo aver battuto l'Emilia Romagna, regione campione in carica, il rappresentante del Molise si appresta a sfidare la Calabria e allora sentiamo ancora Sergio Di Vincenzo. C'è chi dice che il Molise non esiste, ma quando poi lo si conosce scatta subito il colpo di fulmine, anche a tavola. L'ennesima conferma è arrivata grazie a Stefano Rufo, giovane chef di Castelnuovo a Volturno. Alla prova del cuoco, la trasmissione della Rai, condotta da Antonella Clerici, ha conquistato i presenti e il pubblico a casa preparando i ravioloni alla Scapolese. Grazie a un piatto della tradizione contadina, ha avuto la meglio sulla regione campione in carica, l'Emilia Romagna. È stata una bella esperienza. È la prima volta che capito in una manifestazione di queste. Spero di continuare ad andare avanti. È stata una bella soddisfazione eh, sia per il nostro raviolo, sia per il nostro territorio e poi ho anche parlato del vino che ho usato per sfumare e marinare la capra che poi ho usato per nappare questo raviolone. Ho parlato della tintiglia a livello mh, nazionale che molte persone non sapevano che cosa era è un vitigno autoctono. L'avventura di Stefano Rufo alla prova del cuoco continua. Domani mattina il Molise sfiderà infatti la Calabria. Per vincere ancora, lo chef di Castelnuovo ha bisogno del massimo sostegno da parte dei suoi corregionali. Andrò sempre in onda dalle 12 alle 12 e un di venerdì e ci sono solo 14 minuti per votarmi. Da telefono fisso 89 42 22 e da... E per sms 47 84 78 4. Il mio codice di televoto è 1 e avete solo 14 minuti di tempo, vi ricordo, per votarmi. Massimo 5 telefonate o sms a persona. Quasi 100 personaggi realizzati in terracotta e ispirati al territorio circondano la chiesa di Santimoteo a Termoli. Un presepe molto suggestivo promosso da Don Benito Giorgetta e realizzato da Casolino che ha richiamato visitatori anche da fuori regione. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Un presepe molto suggestivo che circonda la chiesa di Santimoteo a Termoli, l'arte della terracotta e l'espressività di quasi 100 personaggi che si intrecciano con la storia del territorio. Il progetto, promosso dal parroco Don Benito Giorgetta, è stato realizzato con impegno e passione da Cleofino Casolino e la collaborazione di due volontari Enzo Quarta e Maurizio Proietti. Una tappa irrinunciabile nel periodo delle feste che rappresenta anche un invito e una riflessione. La nostra chiesa è collocata geograficamente al centro della città, per cui tutta la città vi passa innanzi e abbiamo una disponibilità di terreno che l'abbraccia tutta quanta. Abbiamo voluto occupare tutto il terreno che eh, circonda la chiesa, perimetrale, collocandovi questo presepe che abbiamo voluto chiamare l'abbraccio di Dio proprio perché. È un presepe che abbraccia la Chiesa e quindi abbraccia l'umanità. Il senso della nascita di Dio e la sua venuta nella storia degli uomini è il suo desiderio di abbracciare ogni uomo. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare, quindi vogliamo lasciarci abbracciare da Dio per poter abbracciare anche noi, come farebbe Dio, i nostri fratelli, soprattutto i più poveri, i più bisognosi e i più soli. L'iniziativa è riuscita e le luci mettono in risalto lineamenti e le caratteristiche di ogni personaggio, offrendo un senso di realismo e partecipazione. La creatività è una fede forte per condividere un progetto che si apre alla città e ai visitatori. È un presepe dove le scene di vita sono riferite proprio al territorio molisano, infatti, le case sono realizzate con del legno antico. E le scene che vengono rappresentate sono scene di vita quotidiana che riguardano un poco Termoli e un poco tutto l'entroterra, perché Termoli, pur essendo sul mare, ha una cultura eh, contadina, se vogliamo. E quindi per dire, ho fatto delle donne che, che lavorano al tombolo, eh, scene così che riguardano eh, un poco il passato. Eh, Qualche decennio fa a Termoli io ce l'ho presente, in insomma, certi bassi, oppure nelle campagne, queste scene evocano praticamente la cultura locale. Quindi lo definisco un uh, presepe autoctono proprio perché è diverso e originale rispetto a tutti gli altri che si riferiscono all'Oriente, quindi eh, sicuramente alla, alla venuta di Gesù Cristo, però Gesù Cristo è venuto a Termoli. <ride> Siamo in chiusura, ma intanto vi ricordiamo e vi segnaliamo un appuntamento. Mettiti in gioco dell'Associazione Culturale Ricreativamente di Agnone. Domani e dopodomani il primo di tre eventi. Si parte con il Natale dei Bambini, laboratorio creativo a tema natalizio e poi c'è la visita guidata al Museo dell'Andoccia con il suo laboratorio artigianale. L'ultima notizia. Il nostro telegiornale, l'ultima edizione del telegiornale termina qui e io vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise. Buonanotte.